Non solo auto, autorizzato Renault Dacia, centro usato sicuro e plurimarche, officina centro ricambi assicurazione, ad Acri, telefono 0984 95 34 30. Non solo auto, da 40 anni al vostro servizio, con competenza e professionalità. Siciliano Gioielli, gioielleria, oreficeria, orologeria, gioielli moda, articoli da regalo, laboratorio Orafo, via Einaudi, Acri, 0984 95 47 29. Siciliano Gioielli. Popsy Bar, paninoteca, birreria, sala slot, locale moderno e divertente, dove trascorrere serate di puro divertimento, degustazioni, karaoke, gruppi musicali e tanto altro ancora. Popsy Bar, di Vincenzo Zanfini, via Aldo Moro, Acri. Revolution Bar, di Roberto Marrello, un ambiente unico, dove il gusto si unisce al piacere. Revolution Bar, via Aldo Moro, ad Acri. Atelier Amedeo Ritacco. È eleganza. Abiti da sposa e per cerimonia, corredi e tendaggi. Via Giovanni Amendola, ad Acri. Blacksmith Pub, di Davide Ritacco. Birreria, paninoteca e deliziosa cucina disponibile fino a tarda notte. Blacksmith Pub, di Davide Ritacco, vi aspetta in via Aldo Moro, ad Acri. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca. Gioielli delle marche più prestigiose, per i vostri momenti speciali. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca. Piazza della Democrazia, ad Acri. Autoricambi, di Fano Gianluca. Tutto per l'auto. Ricambi, lubrificanti, attrezzature e giardinaggio agricolo. In via Aldo Moro 129 ad Acri. Telefono e fax 0984 94 18 06. Fratelli Terranova, autotrasporti, movimento terra, opere pubbliche, lavorazione pietra, ad Acri, telefono 0984 95 44 46. L'eleganza e la professionalità per i tuoi eventi. La Vecchia Noce, hotel, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti. Il locale a misura per ogni tua occasione. In Contrada Montagnola, Acri, Cosenza. Buonasera e bentrovati, seconda puntata di The Best Music Team, il talent per cantanti a squadre. A squadre lo saranno dopo. Adesso devo presentare il mio collega qui. Salve, che questa settimana è insieme a me. Totò. Sì, è un piacere stare con te, lo sai, no? Solo che questa settimana c'ho un po'. È un piacere. Sì, sì, no, stavo dicendo che c'ho la voce un po' alla Eros, vista un po' di raffreddore. Chi ha la voce? Alla Eros. Eros. Alla Eros, sì, un po' di raffreddore, però non guasta, sta bene, insomma. Allora, vogliamo dare inizio, partiamo con la prima esibizione, Stefano De Biase. Caro Stefano, come va? Da dove vieni, Stefano? Vengo da San Martino di Finita. Di Finita, però. San Martino di Finita. Di Finita, di Finita. Provincia. Perfetto. Di Cosenza. Che fai? Canti per hobby? Canti per professione? Da quanto tempo lo fai? Ho iniziato a cantare per hobby, poi pian piano ho iniziato a studiare e adesso studio anche al Conservatorio di Cosenza, quindi mi sto dedicando più al classico che al pop. Però per una mia propria esigenza mi piacciono entrambe le cose, sia il pop che il classico. Perfetto, che cosa ci farai ascoltare? Mi farò ascoltare una canzone dei Negramaro, Estate.
L'applauso per lui, il palcoscenico è tuo. Tecnico, no? Probabilmente per il fatto del tuo percorso di studi. Nascondo questa stupida. Bravo anche per il passaggio tra il falsetto e la voce. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finir, vorrei potesse non finir, vorrei potesse non finire. Stefano De Biase arriva qui sul palcoscenico di The Best Music Team. Alessia Fortunato, buonasera. Buonasera Alessia, come stai? Bene, bene. Ah, mi fa piacere. Tu da dove ci raggiungi? Da Corigliano Calabro. Aspita, hai portato le clementine? Sì, sì. Ebbene, le hai portate? No, però no, capito, 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 che giusto, ti pigliano giusto. Un poco. Hai portato le clementine? Sì, perché tanto lui non mi dirà mai, va, piglia i clementine, mo. No, invece ci dico, va, piglia, le prendi. Hai portato? No, no, bugiarda. No, bugia, sono bugiarda. Bugiarda. Beh, allora, tu adesso ci farei ascoltare una bella canzone che si chiama dal titolo... Back to Black, di Amy Winehouse. Back to Black, ok. Tanti questi titoli, perché preferisci cantare in inglese e non in italiano? Perché l'inglese, diciamo, che ha più... Cioè, ho più padronanza in cantare in inglese che cantare sì, in italiano. Sì, dove sei nata? Corigliano, Corigliano. Cordiano, strano, giusto, giusto. Strano, vabbè, ognuno, padronanza in inglese, vabbè. Sì. Ok, dicevi la canzone? Back to Black di Amy Winehouse. Ah, Back to Black, ok, sì. Bye bye, mi raccomando Clementina, ok, bye, 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 bye. Time to regret. Keep it this way. We hear some words and pay. Me, yeah, more than enough. In my days rhyme, get on with you, my girl. You're way back to what you know, so far removed from that we will throw. And I'm trained trouble treat my old stay, and I go back to black. We only say goodbye, we were
down all the time. You go back to and I go back to. Alessio, che dire? Sei arrivata proprio in pieno con questo brano, la scelta del brano, tra l'altro un brano molto forte, però non hai imitato. Molto brava, molto brava. No, hai reso tu il brano, sì. L'hai personalizzato, lo hai arricchito. We only say goodbye when we're I turn all the time. You go back to and I go back to. We only say goodbye and we're I turn all the time. You go back to and I go back to. Grazie. Eccola qua, Alessia Fortunato. La voce che viene. Vieni qua, Alessia. Vengo qua, caspita. Oh. Sei rimasta male perché ti ho detto che non mi hai portato i clementini. No, assolutamente no. Ti preoccupare che stavo scherzando. Bene, per continuare, abbiamo il terzo concorrente che è abbinato ai Noir Call ed è Sara Greco. Oh, Sara! Sara, carissima! Come stai? Bene. Mi fa piacere. Complimenti per i capelli, Grazie. Sei una copiona. Hai visto qualche fotografia mia di qualche anno fa, è vero? Sì. Beh, me ne ero accorto io. Tu da dove vieni? Da Bisignano. Come sei venuta? Con la macchina. La macchina. Ricordati sempre che questo si chiama il microfono, questa è la bocca, e devono stare vicini. Da sì. Dove vieni? Da Bisignano. Mo' l'hanno capito da dove vieni, hai visto? Perfetto, allora tu sei abbinata invece ai Noir Call. E che cosa ci canti? Art, di Cristina Aguilera. Art. Mi metto da parte. Brava. Innanzitutto è difficile interpretare una canzone di Cristina Aguilera, già questo è sintomo di comunque di personalità. Secondariamente è stata interpretata bene, è cantata molto bene, la voce è bellissima e... Un po' di concentrazione in più durante tutto il pezzo... Diciamo che sarebbe. Sì, ma comunque ci sono veramente ampi margini di miglioramento. Brava davvero. I'm sorry for blaming
si continua con Ilaria Oliverio. Ilaria! Sera. Buonasera Ilaria, ciao. Sei venuta, come stai? Tutto bene. Fa piacere. Grazie. Diventi. Quanti capricci per ogni riccio, immagino che saranno tanti. È vero. È vero. Tu da dove vieni? Cosenza. Da Cosenza. Beh, non hai fatto molta strada, devo dire. Che cosa ci farei ascoltare adesso? Sola di Nina Zilli. Sola? Sola di Nina Zilli. Ti lascio da sola, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Registri, il registro diciamo basso e quello alto, sull'alto era molto cristallino, preciso e inappuntabile. Quello spazio che ti serve ma non c'è. Sul basso era meno definito, diciamo era un attimino meno definito quello che stava facendo a livello di note, però il giudizio è assolutamente positivo. Piangerò da stasera. Eccola qua, Ilaria Oliverio, complimenti. Grazie. Anche a te. Come avrai notato, i nostri gruppi coach, come si suol dire, vanno giovando proprio un pilungio all'uovo. Grazie, puoi andare. Ciao. Adesso si continua con Antonio Granato. Buonasera. No, senza cravatta, senza... No, io semplice. La statua della libertà. Casual. Bene, perfetto. Tu di dove sei? Io di Lorica. Ah, ma che bello. Silano proprio. Infatti Silano lasciato Doc. Sulla neve oggi. Sì. Aspita, potevi portare un po' in un contenitore, ne facciamo una scirubetta. La prossima volta. Si usa la scirubetta allora? Certo, come no. Per gli amici che ci seguono dalle altre province, la scirubetta a Totoglia, spieghiamo che cos'è. Ad Acri si usa, tu la... mai mangiata la scirubetta? Granita. È la granita fatta con la neve e di solito popolare. Quella originale si fa con il mosto, quello cotto, un mosto cuozzo. Sì. Il mosto del vino. Sì. Poi c'è quella moderna che la fanno con il caffè, con la anche con la il miele di fichi. Miele... Con il miele di fichi anche, certo. Vabbè, non parliamo di miele di fichi, di scirubetta. Tu che cosa ci farei ascoltare? Io Un giorno bellissimo di Renga. Perfetto, io ti lascio il palcoscenico. Grazie. L'applauso dei nostri amici che Grazie. Sono qui e me ne vado. Ciao, ci vediamo dopo. Già mattino e fuori piove, ti sento respirare, sei qui vicino a me, mi volto piano e il tuo profumo riempie il mio cuscino di.
di cose che vorrei. Le cose di ogni giorno aspettano anche te, di luce d'ambrare. Quando canti esterni qualcosa di tuo, no? Ci metti qualcosa di tuo, quindi mi arriva o non mi arriva? Non mi è arrivato a livello di comunicazione, nel senso probabilmente poco interpretato perché troppo concentrato su quello che stavi facendo. Mi è arrivato poco, a livello di comunicazione mi è arrivato poco, nonostante il bel timbro vocale, l'estensione, quello che vuoi. È un giorno bellissimo per continuare ad inventare la vita insieme a te. Grazie. Allora, noi facciamo un applauso e ringraziamo l'hotel, il ristorante La Vecchia Noce che ci ospita per queste selezioni di The Best Music Team. Totò, da quelle parti che si dice? Tutto bene? Qui i nostri amici posto, come stanno lì? Stanno penso bene, bene stanno bene, sì. Tutto ok. Alessandro, stai bene? Benissimo. No, io infatti mi preoccupavo di lui perché so che non è stato un po' dimagrito. Sono ripreso, sì. Si è ripreso proprio. Sì, sì. Alla grande, dalla giobba mi sono ripreso. Alla grande, dalla giobba ti sei ripreso. Bene, allora, vediamo siamo pronti? Come? Dico, vediamo chi. Vediamo chi. Vediamo chi. Chi, te lo dico subito, è Maria Grazia De Rose. Buonasera. Buonasera Maria Grazia, come stai? Tutto bene, grazie. Mi fa piacere. Da dove ci raggiungi qui? Da Altomonte. Da Altomonte, caspita, Altomonte è bel paese, devo dire. È un bel paese, culturale, storico. Infatti, beh, ci sono poi un sacco di manifestazioni importanti nel periodo estivo, devo dire. Sì. Anche musicali, tra l'altro. Sì, il Festival Euromediterraneo. Fa piacere che tu ti sia accontentata di The Best Music Team. Senti, tu che fai? Canti? Sì. Certo. Studio canto. È un talento per cantanti, quindi che sei venuta a fare? Studi canto. Sì, studio canto da 6 anni, però canto già da quando ero piccolissima. Prima di nascere, la pancia, facevi, Forse. Che genere ti piace cantare? Pop, musica italiana, un po' di tutto. Bene, e adesso invece qua che cosa ci presenti? Bella senza anima di Riccardo Cocciante. Caspita, me ne vado. Grazie. Complimenti, eh. Su quella seggiola, stavolta ascoltami, senza interrompere, è tanto tempo che volevo dirtelo. Vivere insieme a te è stato inutile, tutto senza allegria, senza una lacrima, niente, niente da aggiungere, né da dividere.
nella tua trappola. Ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo. Gli lascio il posto mio. Povero diavolo. Che pena mi fa. E quando ha letto lui. Tecnicamente mi sei molto piaciuta. Io non so tu cosa ascolti solitamente come canzoni. Ho un'estensione vocale molto alta. Grazie. Molto ampia. Maria Grazia De Rose. Mario, se mi posso permettere, se no sto zitto, posso permettere? No, a volte la qualità delle basi musicali è molto importante. Se tu riesci magari a scegliere qualcosa di meglio, poi ti aiuta pure nella tua esibizione vocale, secondo me. Prossima esibizione è quella di Marvin. Oh, finalmente. Buonasera. Caro Marvin, finalmente è arrivato uno con gli stessi capelli miei. Andremo dallo stesso parrucchiere, non ci siamo mai incontrati, vero? Tu allora che cosa fai? Canti Io per hobby, canti cantautore. Per passione? Cantautore. Però porto all'inizio voglio portare. Quindi le scrivi proprio sì, e sì, poi sì, le cancelli. Sì. No, 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 no. Ah, non ti è capitato mai di cancellare? Cioè, guarda, questa cosa non mi è venuta poi tanto bene. E cancelli. No. No. Quindi no. Quando scrivi. Cioè, è quello. No, perfetto. Quindi vengo allora da Maida anch'io. Ah. Porto una cover. Ah. Il titolo è L'ultima salita. Senti, avessi una cover per Samsung S5 se root di plastica, mi è caduto. Una cover, no, niente, non ce l'hai. Vabbè, e questa cover com'è? Sei adattabile. L'ultima salita dei nomadi. L'ultima salita dei nomadi. Ok, io me ne vado in pianura. Ciao. Corri più veloce del vento. Il vento non ti prenderà mai. Corri ancora adesso, lo sento. Sta soffiando sopra gli anni tuoi. Dammi la mano, fammi sognare, dimmi se ancora avrai al traguardo ad aspettarti qualcuno oppure no. Dimmi cos'è che fa sentire il vuoto, che ti toglie tutto e fa finire il gioco. Dimmi cos'è dentro di te, dimmi perché. Cerchi in questa stanza d'albergo il sole che non tramonta mai. Lo cerchi. Innanzitutto complimenti per l'affinità timbrica vocale con la voce dei nomadi, perché è palese. Hai curato il pezzo in maniera molto molto buona,
l'esposizione del brano molto curata, molto buona. Durante l'esposizione abbiamo notato proprio una grande enfasi proprio, quindi complimenti. Dimmi perché. Grazie. Allora, vabbè, facciamo una cosa, rilassiamoci un attimo. E ho trovato una persona che mi ha chiesto un passaggio mentre venivo qua per, come dire, svolgere queste audizioni di The Best Music Team. Ad un certo punto ho scoperto che è un mago. Dici, tu che fai una faccia? Stai? Dici, no, io faccio il mago. Immagino mentre stiamo camminando che si mi fa sparire la macchina, pensa a Twin Dreamy, come ci arriva da e adesso ha detto ti vuoi esibire, noi facciamo una trasmissione in televisione e cose, ti vuoi esibire? Ha detto sì, che se mi fai esibire, vuoi esibire il mago Nevis. Salve, salve a tutti, salve. No, salve, salve. Sì. Allora, come promesso in macchina, fai vedere un po' agli amici che ci stanno guardando da casa un giochino, sì. Perché lui non è che aveva attrezzatura dietro, no. Quindi non poteva. Mi faccio vedere, la. Olè. Mi avete visto? Sono qua. Vieni qua. Che posso fare? Ah, non lo so, vedi tu, vuoi fare. Ci devo un po' pensare. Fammi ci devi pensare. Che possiamo fare? Aspetta, ti tengo il microfono. No, perché aspetta che ci la penso. Televisione è come la radio. C'è bisogno. Mi è venuta un'idea magica. Sì. Magica idea. Proviamo se mi riesce. Ecco. Bellissimi questi occhiali. Questi occhiali bellissimi. Però quando voglio io, praticamente con un tocco di magia, posso fare. È un tocco di magia. Tararara, caspita. E poi volendo che ci posso fare? Ci vedo un po' turbolo, però aspetta, ci vedo un po' turbolo. Ah, aspetta, c'è un'altra idea. Ah, sì. Posso cambiare il colore. E questa era la magia degli occhiali. Grazie. È finita. È finita, che volevi giù. Caspita, hai ragione. Complimenti comunque. Ma credetemi, io sono vicino, comunque attaccato a lui, non sono riuscito a capire qual è il trucco, perché il trucco non si spiega. Mai, ricordate, l'unico che spiega i trucchi è il mago Nevis. Il mago Nevis. Gli spiega a tutti. Non si spiegano tutti. Tu segreti tu ne hai? Sì. Quando? Nessuno. Nessuno. E non ne ha segreti lui. Spiega pure i trucchi. Sì. Applauso al mago Nevis. Okay. Grazie. Grazie a voi. Ci vediamo dopo, magari. Ci vediamo dopo, sì. Grazie. Ciao. Di qua o di là? Da dove vuoi, basta che te ne va. Ciao. Spita il mago Nevis e dobbiamo salutare anche Asia, che fanno coppia Asia e Nevis, che non stava bene, quindi date passaggio solo a lui, la moglie non c'è. Bene, allora ci fermiamo un attimo, c'è un po' di pubblicità, ma ci ritroviamo subito qui sul canale 623 di Acri TV e 18 Esperia TV. Non solo auto, autorizzato Renault Dacia, centro usato sicuro e plurimarche, officina centro ricambi assicurazione, ad Acri, telefono 094 95 34 30. Non solo auto, da 40 anni al vostro servizio, con competenza e professionalità. Siciliano Gioielli, gioielleria, orificeria, orologeria, gioielli moda, articoli da regalo, laboratorio Orafo. Via Einaudi, Acri, 0984 95 47 29. Siciliano Gioielli. Opsi Bar, paninoteca, birreria, sala slot, locale moderno e divertente, dove trascorrere serate di puro divertimento, degustazioni, karaoke, gruppi musicali e tanto altro ancora. Opsi Bar, di Vincenzo Zanfini, via Aldo Moro, Acri. Revolution Bar di Roberto Marrello, un ambiente unico dove il gusto si unisce al piacere. Revolution Bar di Aldo Moro ad Acri. Atelier Amedeo Ritacco è eleganza, abiti da sposa e per cerimonia, corredi e tendaggi. Via Giovanni Amendola ad Acri. Autoricambi di Fano Gianluca, tutto per l'auto. Ricambi, lubrificanti, attrezzature e giardinaggio agricolo.
in via Aldo Moro 129 ad Acri. Telefono e fax 094 94 18 06. Fratelli Terranova, autotrasporti, movimento terra, opere pubbliche, lavorazione pietra, ad Acri, telefono 0984 95 44 46. Mi trovo già qui con Rita Fusaro. Rita Fusaro, attrezzata di chitarra. Tu che fai, oltre a cantare e suoni, insomma, come si suol dire, ma canto e ma suono. Oltre a cantare e a suonare, studio comunicazione e danza all'Università della Calabria. Ah. Sono al terzo anno. Ah, bene. E dammi sing una cosa. Niente, qualche emozione. Perfetto. Straordinaria anche quella. Senti, che cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare Simili di Laura Pausini. Ah, ok. In bocca al lupo, ciao. Me ne vado. Ciao, ciao. Dentro un labirinto senza decidere, ospite in casa mia con sillabe d'amore tutte al pavimento, come la polvere, ma arrivi tu che parli piano, chiedi scusa se ci assomigliamo. Arrivi tu da che pianeta, o chi serene, anima complicata, anima complicata. Io così simile a te, a trasformare il suono della rabbia. Io così simile a te, un bacio in fronte, dopo sulle labbra. La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili. All'inizio mi è sembrato che ero un tantinello emozionata, sì, quando ho cominciato, sì. si sentiva, si notava, poi si è ripresa subito ed è andata spedita tranquilla. Non ricordo più se ci sarà qualcuno a tendere la rete. Quando si riesce a cantare suonando così come ha fatto lei, è tanto di guadagnato per lo spettacolo, per la bravura, per la capacità di saper gestire quello che si sta facendo. Io così simile a te, liberi e prigionieri della stessa gabbia. Un bel timbro di voce, mi piace, è calda e quindi dà emozione. Complimenti. La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili, la commozione per essere simili. Ah. Rita Fusaro, Rita, allora tu sei abbinata ai Corompopolo. Perfetto, Rita puoi andare, è andata bene, grazie, grazie, grazie. Vi state divertendo? Dite sì, sì, sì. Dicevo ai nostri amici che ci seguono da casa. Totò, tu ti stai divertendo? Io sì, mi sto divertendo, vedi che è normale che mi diverto, non so se loro si divertono, ma penso sì. Sì, ma figurati, vabbè, allora facciamo una cosa, facciamolo divertire ancora, andiamo avanti, la volta di Ilaria Longobardi, questa la conosco. Ilaria, ciao, come stai? Sei diventata una signorina. Dovete sapere che Ilaria ha partecipato a un mio concorso canoro quando era piccolina, Bimbo Show. È vero? Ti ricordi? Brava, adesso sei cresciuta, Bimbo Show, grande show. Bene, allora che cosa ci canti? Tu vieni da Corigliano Calabro, vero? Che cosa ci canti? Rise like a phoenix di Cocita Drust. Ok, me ne vai. Ciao, ciao, ciao.
Walking in the rubble, walking over glass. Never see we trouble. Will the time has passed? Peering from the mirror, no, there isn't me. Strange get in the yard. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of light. Retribution, you and what? Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix, but you're a flame. Go about your business, heck, is she free? You where I depend. Voce buonissima, tecnica buonissima, interpretazione buonissima, ben pronunciato anche l'inglese buonissimo, veramente padronanza su tutto, c'è poco da dire se non complimenti. Siamo veramente contenti quando ci capitano concorrenti di questo livello. But you're my grazie. Ilaria Longobardi, a un certo punto no, alla fine proprio adesso, come oh, vabbè, si romperà il microfono, ho visto che funziona, sì, no, va bene. Complimenti, puoi andare perché noi andiamo avanti. Vai. È la volta di Pasquale Garofalo. Vai Vasca. Mannaggia miseria, Vasca. Sta a posto, voglio venire qua. Che tiene qua? Vai. No, arriva. Santo Dio. Che c'hai qua? Un questo microfono serve. Un piercing. Un piercing. Che fa? C'è sputo. No, no. Ah, lui è quello che fa... Beatbox. Eh? Beatbox, Pitbull. Però sono andato per fare il single. Il single? Cioè? Il mio ultimo singolo. Ah, ho pensato che un devo lì a fidanzare, sono venuto no. Per fare il single. Single. Fa buono il CDM. Senti, no, però mi fai sentire un po'... Ma, prima ti devo chiedere una cosa. Quando c'hai il raffreddore con questi fierri aeronasi, come va? Cerchi di farci l'abitudine, un po' da fastidio. Sì. Magari quando ti pulisci il naso dici poi devi andare a guardare allo specchio per capire se è andato via. No, lasciamo stare. No, vabbè, tanto tu ormai ci sei abituato. Perfetto. Senti, mi fai sentire un po'... Beatbox? Beatbull. Bravo. Attenzione però che non era la sua esibizione, adesso vuoi fare il single. Sempre al microfono si parla, ricordati. Devo lavorare ancora al beatbox da migliorare. Sì. No, però già vedo che vai proprio forte. Senti, tu quanti anni hai? Io ho 17, tu? Quasi 18. Buono, 17, quasi 18, da quanto tempo canti? Faccio... Non me ne frega niente. Faccio... Tre anni. No, io canto, capito? Cioè... Tre anni. Citofono. Tre anni. Ok, beh, piercing, quanto tempo c'è? Non ne frega, mezzo. Te che te ne frega. Non ne mezzo. Annaggia, vabbè. E il singolo quindi è un pezzo scritto da te? È un pezzo... Sia testo che parole, sì, che scritto da che me. Musica. La musica me l'ha fatto, la base me l'ha fatto un amico. Io ho scritto le parole. Amici su amici. Questo amico tuo di dov'è che scrive lui? No, ma che tieno, sta buono, vieni qua. Stai tranquillo, dai, sciogliti un attimo,
Sciogliti, perfetto. Senti, tuo amico come si chiama? Così lo salutiamo. È un americano. Ok, salutiamo l'americano. Jeremy. Eh? Jeremy. Jeremy, ok, thank you. Ciao, Jeremy. Oh, hi, Jeremy. Bene, facciamo una cosa. Ci canti? We work. We work. Ok, bye. A rope. Ciao. To a quarter million, hustling the trap, now my paper to the ceiling. I be on that job, profit never going down. With money like this, I ain't ever clocking now. Man, we working, we working, we working, man, we working. We working, we working, yeah, we working. We working, we working, man, we working. We working, we working, yeah, we working. Sì. Troppo sti soldi tipo Mario, Mario, Mario Bros. Il tuo cervello è lontano, lontano, lontano. Star Wars, tu sei passato medioevo. Se, se, sono così solo che parlo con l'ego. Sì, ma lo faccio davvero, si chiami sto solero. Dove sono partito? Facevo schifo. Ora mi fanno il tipo, vogliono i pezzi come lo show di Carlitos. Se, uno come me non ce la fa, fra ce l'ha fatta. Collane, snap, pannelli, gioielli, mica la cravatta. Non perdo la faccia che spacca la traccia, fallito minaccia. Sono fuori dagli schemi, tanti fake, pochi veri. Nel cassetto c'ho sei zeri, se, c'ho sei zeri. Dai siamo seri, se facciamo i seri. Had a couple stacks, turned it to a quarter million. Hustle in the trap, now my paper to the ceiling. I be on that job, profit never going down. With money like this, I ain't ever clocking now. Man, we working, we working, we working, man, we working. We working, we working, yeah, we working. We working, we working, man, we working. We working, we working, yeah, we working. Ai piedi sti tipi le Jordan, al polso il Casio, se quello che vivo da sempre, beh, forse è un caso, se è il caso di andare via da qui, fattine G, farti meno film, cuocerne drink, pray for me e se la V, 5 grammi nei pantaloni, siamo fuori, bruciano fiori all'ombra dei palazzoni, faccio cannoni, neuroni, tutti bruciati, ragazzi sbandati, vestiti firmati, amici indagati, altri sono sotto, sogno sti palchi in mezzo alla strada, pure se piove di rotta, se, se, ma faccio il botto, senti questo very nice, very. Tu spera di crepare che fai un botto di like. Serpente a sonagli, se, su questo tragitto. Se vuoi incantarli stupisci, mai stare zitto, ha, ha. E quando rimo da dentro mi sento un altro. Chiudo versi, frate, faccio canne, non tabacco. E quando rimo sto flow ti prendi a calci. E quando rimo, frate, vi prendo a calci. Had a couple stacks, turned it to a quarter million. Hustle in the trap, now my paper to the ceiling. I be on that job, profit never going down. With money like this, I ain't never clocking now. Man, we working. We working, we working. Ci avete messo insieme americano, nato quarto d'ora in musica alla fine. Ha fatto buono, è meglio abbondare, cannocca a mancare, bravo. Hai fretta? C'è qualcuno che ti aspetta? No. No, perfetto. La ragazza. Allora, la ragazza, la salutiamo, come si chiama? Megan. Come? Sto scherzando, Megan. Megan. Comunque stavo scherzando. Megan. 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 Comunque Megan, yeah. Ok. Bene, allora, perfetto. Totò, sì. Senti, Pasquale è abbinato ai Corampopolo. Esatto, esatto. Adesso tocca confrontarci con il rap. È sicuramente un genere che dà della musica italiana, nel panorama musicale italiano, da 3-4 annetti, diciamo, nel modo migliore. Con, ad esempio, uno tra gli esempi fu Moreno nel Talent di Amici. Da questo presupposto partiamo e vediamo cosa c'è da dire su... I pezzi li scrivi, cioè hai scritto altri pezzi? Sì. Sì. E quali temi hai trattato? Il tema a te più... Dipende, io questo tema ho detto quello che faccio, quello che vivo,
Quindi è un tema che riguarda me. È un pezzettino... Sugli altri lavori ancora si sta lavorando con la Crew e gli altri... È un pezzettino di qualche altra cosa, velocissimamente, se ce lo concedete, anche sì, pochi secondi, no, ce giusto, lo fai sentire. Giusto 10 secondi, ne fa sentire solo, un testo. Senza base. Sì, senza base. Tieni i pubblici. Posso fare freestyle? Fai quello che vuoi. Ah. Sì, vai, freestyle va benissimo. Faccio una rima, la faccio meglio di prima. Il mio sogno è esploso, frate tipo Hiroshima. Io faccio le canne più grandi di voi con i compari. Faccio una base, frate, la chiamo Nagasaki. Esplodiamo nel giro, poco livello. Non parlo perché non smascello. Se rappo sto con la Crew, le facciamo giganti. Fumo con Belzebù, ho tutta una vita davanti. Frate, lei è stata furba, eh. Tu non sai perché ti ha chiesto di fare questa cosa adesso, non lo sai, ma io ho già capito perché ti ha chiesto di fare questa cosa. Vabbè, te lo spieghiamo dopo. Vieni, ma tieni i pubblici, stai qua con noi, stai calmo, stai tranquillo. Quindi? Quindi bravo, è sempre un talento che fuoriesce in modo versatile, dinamico. Grazie. Bravo, bravo. Bene, allora è andata bene, caro Pasquale. Chiudiamo, salutiamoci con un... Bene, per me, simpaticissimo Pasquale. Bene, allora, Valeria Godino. Valeria Godino. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, certo. Ciao. Valeria, che ci cari Minzi, Valeria, come stai? Benissimo, grazie. Voi? Beh, voi chi? Sono da tu. Solo. Ah, io? Benissimo, grazie. Pure. Allora, diciamo che cosa canti? Creep, dei Radiohead. Eh? Creep. Ah, ho capito, Trip. Ok, ti lascio il palcoscenico. Grazie. Applauso per Valeria Godino. Un giudizio molto positivo, perché si coniugano diverse qualità nella stessa performance, quindi un giudizio molto positivo. No, è una voce molto carica, graffiante, piena di energie, una cosa, diciamo, non comune al giorno d'oggi, nel quale vediamo voci molto standardizzate. La tua comunque è anche di personale ed è un valore aggiunto importante. Bene, si continua. The Best Music Team, è la volta di Giada Cosenza. Verrà da Cosenza. Giada, buonasera a te. Cosenza, vieni da? Cosenza. Ah, avevi detto. Se ti chiamavi Giada Catanzaro, venivi da? Catanzaro. Ah, visto. Giada Vibbo, venivi da? Vibbo. Ah, Vibbo. Da Reggio. Allora, tu che fai nella vita? Studi? Studio, ultimo anno di liceo. Ah, ultimo anno di liceo. Sì.
Che ti piace più, studiare o cantare? Cantare. Hai visto mai che uno ti dice no, io scompazzo per lo studio. Io andrei a scuola 12 ore al giorno. Che cosa ci fai ascoltare? When We Were Young di Adele. Ok, bye bye, see you later. Everybody loves the thing you do, from the way you talk to the way you move. Everybody is watching you, 'cause you feel like home, like a dream come true. But if I change your heat alone, can have a moment before I go. 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My goddess reminds me of when we were young. Let me photograph doing this lighting game. Molto bene, hai un timbro particolarissimo, poi dei bassi molto molto intensi, arrivi. Danza, hai un controllo preciso, continua a studiare ovviamente. Grazie. Si continua, è la volta di Fausto Bria. Buonasera Fausto. Buonasera. Va bene, il mio collega, lui, il mio collega. Stavo pensando, siete parenti forse? No, non siamo parenti. Benvenuto a The Best Music Team. Che cosa ci farai ascoltare? Anche a te, attenzione, che quelli sono pericolosi. Perdere l'amore. Mamma mia. A proposito, perché i capelli li hai già persi prima, infatti. Decido, perfetto, infatti. Quindi perdere l'amore. E ti lascio il palcoscenico, la scena qui è tua, ci vediamo dopo. Noi andiamo grazie. Via. A proposito, no, no, fermi, poi se eventualmente vogliamo fare una cosa insieme, non te ne frega niente, sì. Vogliamo fare una cosa insieme, magari andiamo a comprare lo shampoo insieme, che risparmiamo un sacco di soldi, Fausto. Adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno
spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che io sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il tuo cuscino, dire tutti è colpa del destino, se ti avrò vicino perderé. Pensi che domani è un nuovo giorno, ma ripeti non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ancora, cadere ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino, perderé Fausto Bria, The Best Music Team con Perdere i capelli. Bravo. Capo più tardi, non c'è rimasto, ma niente. Ma che vendono delle meglio cose così. Esimente vendono. Ci cioè, vogliamo così andare a comprare? Vedi. Sì, vabbè, un pensiero in meno, è vero. E se ha VURP quando non arriva all'uva, dice che è amare, hai capito? Vabbè, Totò, sentiamo i Sabbatum. Allora, cari ragazzi, a chi tocca? Te, Trieste. Sì, apprezzabilissimo, apprezzabilissima prova. Ovviamente bisogna anche apprezzare il coraggio di Fausto per aver scelto un brano sacro della musica italiana. Ovviamente ci sono degli errori per quanto riguarda come si chiama, l'intonazione. A volte anche il timing è andato perso, ma nel complesso è stata una esibizione abbastanza gradevole, quindi complimenti, un applauso anche alla simpatia. Grazie di Fausto. Mille. Ma che sono, però. Sono favoloso. Guarda che sono. Ok, grazie Fausto, puoi andare. Totò, e adesso mi raccomando, compra il CD dei Sabbatum Quartet. No, dico. No, me lo regalano. Allora te dico a Fausto. Lui ce li ha già, lui ce li ha già. Infatti ce li ho, certo. E dico a me uno non me lo potete regalare, dico. Avevi detto di avere che mo regaliamo, che mo regaliamo, regalate, ma non devo sempre comprarlo, che mo regaliamo a tutti. No, no alla pirateria, cioè giusto, no alla dirlo, pirateria alla regaleria. Ma sì, alla regaleria. Da noi in Calabria si usa così, insomma. Ah, sin amico moducci, Dio mio, va attaccata, bravo bastardo, va attaccata, carino. Beh, allora aspettate un attimo, perché adesso dobbiamo vedere un attimo il maghetto qua, che non so che cosa ci ha preparato. Il mago, quello che gli ho dato il passaggio. Mago,
Mago, vieni, vieni, velocemente però, perché abbiamo pochissimo tempo. Sì, pochissimo. Anzi, sì, fermati un attimo così, colgo l'occasione per salutare e ringraziare Angelo Capalbo, che è l'ideatore di questo talent di The Best Music Team, e poi ringraziamo anche i tecnici Cosimo Guglielmelli, Gengis Gencarelli, Giovanni Cofone, poi gli operatori di riprese Marcello Vocaturo e Romina Calabrese. Applauso per loro, tutti i tecnici, tutti coloro che hanno collaborato nella che hanno collaborato, diciamo, alla realizzazione di questa prima fase di The Best Music Team. Sei pronto? Adesso facciamo questo cosa, io non abbiamo un microfono perché stiamo andando di fretta, quindi evitiamo, forse se non parli meglio, che cosa ci fare? Fai senza parlare, fai. Il Mago Nevis, senti, saluta tua moglie Asia, lavorano Asia, in coppia. Riprenditi, che io già mi sto riprendendo da solo qua, tu c'hai la febbre, riprenditi, ciao. Chi non si riprende se la prende. Vai, Mago Nevis. Bene. Va bene. E allora è arrivato il momento di capire chi sono i concorrenti che si sono esibiti stasera, che passeranno il tour. Perfetto, allora cari ragazzi, avete fatto questo quadro generale. Abbiamo scelto, fanno parte della nostra squadra, Ilaria Longobardi, Ilaria Oliverio, Coran Popolo. Sentiamo un po' a chi avete deciso di far continuare. Eccoci, allora per noi passano Rita Fusaro, più Garofalo Pasquale, Stefano De Biase. Allora, innanzitutto vorrei complimentarmi con tutti voi, con l'organizzazione, presentatore, tutti i tecnici. È stato un bellissimo evento, complimenti davvero. Grazie. Abbiamo valutato, è stato difficile perché il livello è abbastanza alto e ne siamo contenti. Allora, abbiamo valutato e scelto Alessia Fortunato, Marvin, Giada Cosenza. Perfetto, cari Noir Call. La scelta è stata difficile anche questa volta. Allora, elenchiamo chi farà parte della nostra squadra. Allora, Valeria Godino, Maria Grazia De Rose, Sara Greco. Diciamo anche che questa trasmissione è abbinata al concorso Bravissima, che è il talent di Valerio Merola, che va in onda su Sky, e poi in finale tra i finalisti Valerio Merola per l'appunto sceglierà uno dei concorrenti, dei partecipanti, che porterà su Sky alla trasmissione Bravissima. Accederà direttamente lì alla trasmissione. Totò, torna mi a casa, avvicino. Dai, vieni. Amore, ritorna. Non sa stare con nero momento. Le colline sono in fiore. No, non c'è rimasto niente con le fiori. Beh, non cresce nemmeno allora, l'erba. Caro Totò, così è andata anche questa seconda puntata di Selezioni. Grazie per averci visto anche stasera su Acre TV e su Esperia TV. Seguiteci in tutto il mondo su www.esperia.tv diretta streaming. Grazie, alla prossima.
Non solo auto, autorizzato Renault Dacia, centro usato sicuro e plurimarche, officina centro ricambi assicurazione, ad Acri, telefono 094 95 34 30. Non solo auto, da 40 anni al vostro servizio, con competenza e professionalità. Siciliano Gioielli, gioielleria, orificeria, orologeria, gioielli moda, articoli da regalo, laboratorio Orafo, via Einaudi, Acri, 0984 95 47 29. Siciliano Gioielli. Popsy Bar, paninoteca, birreria, sala slot, locale moderno e divertente, dove trascorrere serate di puro divertimento, degustazioni, karaoke, gruppi musicali e tanto altro ancora. Popsy Bar, di Vincenzo Zanfini, via Aldo Moro, Acri. Revolution Bar, di Roberto Marrello, un ambiente unico, dove il gusto si unisce al piacere. Revolution Bar, via Aldo Moro, ad Acri. Atelier Amedeo Ritacco. È eleganza. Abiti da sposa e per cerimonia, corredi e tendaggi. Via Giovanni Amendola, ad Acri. Blacksmith Pub, di Davide Ritacco. Birreria, paninoteca e deliziosa cucina disponibile fino a tarda notte. Blacksmith Pub, di Davide Ritacco, vi aspetta in via Aldo Moro, ad Acri. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca. Gioielli delle marche più prestigiose per i vostri momenti speciali. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca. Piazza della Democrazia, ad Acri. Autoricambi di Fano Gianluca. Tutto per l'auto. Ricambi, lubrificanti, attrezzature giardinaggio agricolo. In via Aldo Moro 129 ad Acri. Telefono e fax 094 94 18 06. Fratelli Terranova, autotrasporti, movimento terra, opere pubbliche, lavorazione pietra, ad Acri, telefono 0984 95 44 46. L'eleganza e la professionalità per i tuoi eventi. La Vecchia Noce, hotel, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti. Il locale a misura per ogni tua occasione. In contrada Montagnola, Acri, Cosenza.